Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Venerdì 11 luglio. Ariete, l'umore non sarà al top a causa della luna storta, ma il partner premuroso è al vostro fianco per consolarvi di una piccola sconfitta professionale. Se le cose non girano come vorreste, fate il punto della situazione e riflettete sul da farsi. Toro, la luna vi sostiene con la sua razionalità, mentre Nettuno favorisce gli affetti, le amicizie e l'espressione artistica. Guadagni insperati, manifestazioni di amicizia o di amore inaspettate, decisioni che migliorano la qualità della vita. Gemelli, se avete progetti da realizzare, è il momento di farsi avanti. Complici Mercurio e Venere nel segno, le chance fortunate non mancheranno. Create le condizioni per passare rapidamente a una fase esecutiva, mostrandovi seri, responsabili e razionali. Cancro, Nettuno addolcisce i modi rudi della luna in Capricorno. La sensibilità di cui date prova intenerisce anche il partner più indomabile. Difficoltà di comunicazione con l'amato bene? Perché non dite che avete voglia di coccole? Leone, potreste trovarvi coinvolti in una diatriba o potrebbero arrivarvi all'orecchio dei pettegolezzi su un amico. Non giudicate affrettatamente. Giocate a carte scoperte e procedete con onestà e sincerità per disorientare eventuali avversari. Vergine, la luna in Capricorno è un toccasana in fatto di stabilità emotiva. In città come in vacanza, soli o in compagnia, siete soddisfatti e appagati. Svolgete ciò che vi compete nel modo migliore, senza lasciare niente al caso né all'improvvisazione. Bilancia, fra i molti pianeti che tifano spudoratamente per voi, la luna in Capricorno è una nota stonata, un freno, un richiamo al dovere, che barba! Il superlavoro, l'afa o la luna di traverso? Fatto sta che rispondete picche a ogni tentativo di avvicinamento. Scorpione, chiudete la settimana lavorativa in attivo, con tutti i vostri progetti già ben organizzati e i vari compiti eseguiti alla perfezione. Cogliete un invito inatteso degli amici e concedetevi uno strappo alla regola o un divertente fuori programma. Sagittario, decisi a far prevalere le vostre idee, procederete con determinazione, poco propensi ad ascoltare il parere degli altri. Tensioni con gli amici. Per portare avanti un progetto ambizioso occorrerà concentrazione, ma non contate solo sulle vostre forze. Capricorno, la luna gioca in casa affiancata da Nettuno, il quale allenta il ferreo autocontrollo. Soddisfazioni, capacità di esprimere sentimenti ed emozioni, avvertirete una gran voglia di tenerezza e nessun timore di lasciarvi andare nel rapporto sentimentale. Acquario, Mercurio amico esige che non perdiate tempo, a giorni non sarete più così agili mentalmente e l'ingegno sarà meno brillante. In coppia e di casa la serenità, gli affetti sono al sicuro per quanto fantastichiate incursioni fuori dal seminato. Pesci, sebbene Venere continui a osteggiarvi seminando incertezze in campo amoroso, con l'appoggio della luna in Capricorno non vi date per vinti. Allontanata la malinconia, riceverete dalle amicizie l'affetto e la comprensione di cui avete bisogno.